Eccolo, eccolo. Ragazzi, quello che succederà oggi avrà dell'incredibile. A parte che ho dei capelli orribili oggi, ma ho paura. Ho paura perché abbiamo ordinato tanto di quel sushi, ma tantissimo, e non so sinceramente quanto riuscirò a mangiarne. È davvero tantissimo. Cioè, fidatevi, appena lo vedrete vi spaventerete, dite: ma davvero hai ordinato tutto quel sushi? Sì. Ho un'altra brutta notizia. La brutta notizia è che mi sono rotti gli occhiali da sole, quindi non posso fare la solita intro oggi. Però provvederò, comprerò degli altri occhiali da sole. Ovviamente, cosa ve lo dico a fare? Se siete nuovi, commentate già con nuovo iscritto, perché vi metterò il cuoricino. E non c'è solo un nuovo iscritto, c'è anche qualcosa di nuovo qua. È il nuovo merch. Trovate tutto in bio e nel primo commento. Mi raccomando, affrettatevi perché è quasi finito tutto. Quindi oggi essenzialmente ho ordinato tantissimo sushi e vedremo quanto riuscirò a mangiarne. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a mangiare. Buona visione. Allora, è appena arrivato il sushi, cioè ci sono queste due borse, sono gigantesche, sono tutte e due piene cazzo di sushi. E ora vedremo quanto riuscirò a mangiarne. Non so se siete pronti a vedere tutto quello che ho ordinato. Sto per farvelo vedere. Raga, non finisce più. Guarda qua, che tantissimo, è tantissimo, raga, non finisce più. Non ce la farò mai. In questi casi i problemi sono due. Non solo come farò a mangiare tutta questa roba, ma anche da dove inizio. Ok. Io inizierei dalle tartare. Tartare. Ok. Hola. Allora, io ho bisogno delle bacchette. Vai, tanto ce ne abbiamo No! un botto. Io però mi ricordo cosa ho preso. Mamma mia. Grazie a chi ha inventato il sushi. È arrivato il momento. Buon appetito, bro. Grazie, buon appetito. Cos'è sta roba? Sono di qua, mi devo mettere proprio di qua. Mannaggia questo regista. Barbuto pianista. Sì, Barbuto regista. elettricista. Uno È squisito. illegale. Vedi quei video in cui la gente guarda mangiare altre persone? Noi. Siamo noi. No, è illegal. Barbuto mangiuto. Mangiuto. Non è bello. È piaciuto da vedere, non lo so, non so cosa No, ho niente, è detto. troppo difficile questa. Un passo Neanche in alla realtà volta. Io ricordo cosa ho preso, bene o male. mi ricordo qualche cosa particolare, me la ricordo forse. Io sono già pieno. No, scherzo. Una tartare. Mi dispiace che la telecamera sia così lontana, ma qua Abbiamo un problema. non ci stava, cioè c'è troppa roba. Ah, qua c'è anche la salsa teriyaki. Dobbiamo trovare un posto di là, mettiamo quelli completed. Bro, prova Oh, questo. what is? È il pollo fritto con la salsa teriyaki. Vai, questo è da assaggiare, tipo d'obbligo. Sì. Buonissimo. Salute. Alla nostra. Vediamo se ce la faremo. È una sfida. Questo è tutto quello che manca ancora, quindi siamo ancora in alto mare. O no, Molto Morro? alto. Ma noi siamo carichi, abbiamo fame e il sushi ci piace. Allora, abbiamo fatto un conto, ci sono circa 200 pezzi di sushi da mangiare. Solo di roll sono 84, giusto? 84 roll. Perché qua ne abbiamo tre file, No, questo è qua 83. altre tre file, lì altre tre file, poi lì in fondo c'è tutta la verdura, gli edamame, tutta roba fritta, c'è un botto di roba e un po' di roba già l'abbiamo mangiata. Qua la situa è abbastanza, a parte le mie pagnottelle che stanno crescendo sempre di più, ma la situa qua è abbastanza Grave. disagiante. Non devo prendere la Fanta, forse devo prendere l'acqua. Però, raga, qua, cioè, io devo ancora iniziare i roll. Cioè, ne ho Dobbiamo. mangiati 3 Guarda qua, ne abbiamo un'altra, o 4. E praticamente un'altra ancora. uguale a quella, e un'altra ancora che manca ancora una fila, quindi. Sto sudando, non so se si nota, penso di sì. Se sentite un rumore strano, raga, scusate, ma ho dovuto per forza attaccare il ventilatore, stavo morendo. Stanotte arriva a piovere, dai. C'è Forse. nuvolone, eh? E infatti, no, davvero deve piovere, non sto scherzando. Voglio qua sotto nei commenti altre sfide, tipo quanto kebab riesce a mangiare, quanta pizza riesce a mangiare, con altri piatti, fatemelo. So che all'apparenza può sembrare assurdo, dici: no, ma tu stai ordinando tutto quello da mangiare. Io in realtà già di mio mangio tantissimo, quindi se mai uno di voi o più di voi venisse a cena con me, non spaventatevi, ragazzi. Però questo è un modo per anticipare quello che potrebbe essere. Se qualcuno vuole venire a cena con me, sa che mangio tantissimo e mi suona il telefono. Questi qua penso siano mandorle quelle sopra. Abbiamo cercato di prendere cose molto particolari oggi. Non dico lo spiegare. Bro! Buonissimo! Tanta cazzo di roba abbiamo preso.
Troppo, bro. Questo è pollo fritto. Quello è pollock fritto. No, mi sa che salmone. C'era salmone. Un consiglio per tutti i sushi d'Italia nel mondo. Attenzione a quando entra barbuto. Esatto, se mai, se mai sappiate che quel barbuto è sempre piaciuto, sta venendo a mangiare da voi, chiudete. Fate prima. Fidatevi, perché con tutti i clienti che entrano insieme a me ci andate lo stesso a perdere. Meglio che chiudete quella sera. Da scherzo, una volta mi è capitato, sono andato a un sushi. O you can eat, ovviamente, perché sennò io non ce la fo mica. Han chiuso per te? No, non han chiuso, ma una certa mi hanno detto che il salmone è finito, è impossibile, cioè capisci, vai a mangiare un uliucchianito e ti dicono il salmone è finito, e palesemente lo fanno apposta perché ne sto mangiando talmente tanto, cioè il salmone costa comunque. E ti hanno detto basta, barbuto? Mi hanno detto basta, mi hanno detto no, fermati un attimo. T'ha sgamato. Pausa break. Poi come per magia, ovviamente c'erano tanti, sono arrivati tanti altri clienti, no? Il locale si è riempito, quindi tutti volevano il salmone ovviamente, se no non mangiavano, perché quello che viene preso di più in sushi, correggetemi se sbaglio, è il salmone. Come per magia il salmone torna. Sì. Il salmone torna, inizia a distribuirlo a tutti, però poi a me ha detto no, basta. Come va? Stasera la porta a letto. No, no. Comunque, situazione. Barbuto, spiegaci un attimo. Cosa succede? Raga, è il sushi. È il sushi. Spiega un attimo al pubblico qua. Come si ammè. Ah, così vuoi la guerra? Come funziona qua? Ah, da qua. Così funziona. Non ce la fa più. Raga, non ce la fa più. Fa finta di riuscirci. No, serio, quanto manca? Manca ancora... Cioè, guardate qua. Tutti questi, tutta sta roba, questo è praticamente pieno. Abbiamo due box qua pieni. Aiuto. Ce la faremo! Ce la faremo! Ragazzi, so che avrò fatto venire fame a tantissimi di voi. A noi un po' meno adesso. Se qualcuno vuole venirmi ad aiutare, a venirci ad aiutare, mi scrive in direct su Instagram. Siamo felicissimi di condividere il nostro sushi e queste pagnotte. Ho recuperato tutto quello che non ho mangiato sta settimana. Diventa difficile anche ridere. Ho talmente la pancia piena. Sì, appena arrivo esce un nigiri, esce le tartare, esce un roll. Poi con questa bella cochina e la Fanta. È un piacere. Infatti la Coca e la Fanta non sono state delle ottime scelte a livello di bibite per affrontare tutto questo sushi. Sushi. In questo momento chiudete gli occhi. Mi sta venendo un abbiocco. Presente quando mangi tanto che ti viene sonno? Chissà se fosse successo al ristorante. Ho voglia ancora di Fanta, finita. Fantastica. Sì, ho preso la Fanta perché sono fantastico. Allora, sono qua collassato sulla poltrona. Direi che abbiamo mangiato abbastanza. Siamo riusciti a finire tutto. Sapete cosa succede quando si mangia così tanto? Viene l'abbiocco. Io ora voglio solo di andare al bagno e poi a dormire. Posso dirvi che quando mangio così tanto sushi mi sento un po' ubriaco. Non so se è il sushi, la salsa di soia, il fatto di mangiare tantissimo. Comunque, ci vediamo venerdì con un prossimo video, perché ogni lunedì, ogni mercoledì, ogni venerdì esce un nuovo video. Se non avete visto quello precedente andatelo a vedere perché è bellissimo. Io vi saluto, vi mando un bacio. Ciao belli.